Buongiorno a tutti, sono Luca Macchi di Smatravel.net e stiamo iniziando il webinar dedicato al Marocco, della parte più sconosciuta forse al grande pubblico. E avremo la possibilità così di conoscere ciò che, diciamo, tutto sommato potrebbe essere un aspetto anche inusuale per proporre questa bellissima destinazione. Allora, intanto sapete bene che il prodotto è raggiungibile dalla nostra home page www.carismatravel.eu. Troverete la nostra home page. Dalla home page è molto semplice perché c'è l'elenco di tutte le destinazioni sulla destra e scendendo in basso basta cliccare su Marocco. Per quanto riguarda anche la registrazione, eventualmente qualcuno di voi ancora non l'avesse fatta, dalla home page sempre c'è il tasto login. Questo invitiamo tutti a farlo. Nel caso non foste registrati, qui in basso c'è scritto: non hai un account, registrati e potete cliccare su registrazione. Questo è molto importante perché consentirà a tutti voi di avere non solo il vostro codice, poi di accedere al nuovo sistema di prenotazione alberghiere che sarà presentato la prossima settimana e soprattutto per chiedere i preventivi e la overcommission card. Inoltre, nell'area registrata, una volta che avrete i vostri dati, potrete avere una copia di tutti i preventivi che richiedete e dei documenti di viaggio. Allora, adesso andiamo a vedere. Nello specifico, iniziamo a vedere quello di cui parleremo oggi. Allora, qui, anche se forse è difficile da vedere, c'è una mappa del Marocco. Allora, prendiamo prima quest'altra mappa che è più comoda. Allora, voi conoscete un po' il Marocco. Questa è Casablanca, da questa parte, dove si arriva o a Casablanca o a Marrakesh, che è qui più basso al centro. E poi ci sono tutte le città. Nella parte nord si va verso Rabat, per cui il classico itinerario delle città imperiali, volubili spesse, oppure nella parte sud c'è Marrakesh, poi di solito da Fes si taglia per Benin Mellal, si arriva a Marrakesh e si ritorna a Casablanca. Questo è il classico itinerario che si fa per quanto riguarda il classico. Mentre noi oggi parleremo di un aspetto molto particolare. Io non so, adesso faccio degli ingrandimenti per darvi modo di vedere a tutti quanti. Allora, vedete voi qui sopra c'è Al Fud. Allora, questa è la cittadina, parliamo della parte del deserto. Al Fud e qui in basso, adesso lo andiamo a riprendere. Allora, così cerchiamo. Preferisco farvi vedere la parte qui. Del deserto, perché è quella che ci qui abbiamo Merzouga, vedete qui in basso, perfetto. Allora, da Al Fud a Merzouga, per cui abbiamo Al Fud qua in alto e Merzouga qua in basso. Allora, tutti i tour che fanno il deserto vengono da sinistra, da questa parte qua, entrano per Rissani, che è questa cittadina qui dove c'è il vecchio mercato, che poi avremo modo di vedere. Questa che vedete in verdino è la strada, quella diciamo normale, che fanno tutti i pullman. Arrivano qui a Marzouga, a Merzouga. A Merzouga cosa fate? Molti di voi lo sanno, ci stanno, vedete tutto questo aspetto, questa parte rosa, qui a destra sono le dune. Si fa la cammellata facoltativa, c'è la possibilità di prendere i quad e fare un piccolo giro sulle dune, si dorme qua il giorno dopo, sempre attraverso questa strada verde, si arriva ad Al Fud, sono circa 30 minuti, e poi si prosegue per Fez e si va in alto, provenendo da Marrakesh. Questo è l'itinerario classico quando quasi tutti i tour fanno il sud. Quello che invece vi faremo vedere oggi noi è un itinerario che si fa esclusivamente in 4x4. Perché dal Fud, tagliando qui in alto, si entra nella parte della vecchia pista Parigi-Dakar, per cui si attraversa un deserto roccioso, immenso, una distesa enorme, in cui adesso vedrete le foto che sono spettacolari. Si farà un pranzo all'oasi di Disserbin, per poi proseguire nelle vere e proprie dune, cioè dalla parte più ampia delle dune, per cui giocare sulle dune grandi. A fare delle cose straordinarie, c'è la possibilità anche di pernottare in un campo tendato vero,
privato sui nostri tour che faremo in esclusiva. Per cui tutto questo itinerario, fino a raggiungere di nuovo Verzuga, si può fare esclusivamente in 4x4 e poi vi presenterò il programma che potrete prenotare per questo itinerario. Adesso, quello che è più importante è che Antonella vi farà vedere, vi spiegherà tutto il viaggio che noi abbiamo fatto in questa area, per cui sapete che cosa stiamo facendo. Ve lo racconterà che abbiamo fatto ai primi di novembre, proprio per preparare questi itinerari che poi vi presenterò. Buon pomeriggio a tutti, sono Antonella Fiorillo della Carisma Travelend. Grazie per la vostra partecipazione e vi condurrò in questo viaggio che abbiamo fatto con i miei compagni di viaggio, Luca, Alessandra e Riccardo, in un itinerario molto speciale che vi permetterà di immergervi completamente nell'atmosfera non solo del deserto, ma anche di una popolazione rurale che ha conservato le tradizioni e che completa con la loro accoglienza e calore tutto questo itinerario in esclusiva proprio con l'autovettura 4x4. Siamo partiti, nel nostro caso da Casablanca, con un comodo volo per Errácidía, che è la città aeroportuale vicino Erfoud, e subito siamo immersi nell'atmosfera, coinvolti nell'atmosfera del deserto. Abbiamo sorvolato l'area desertica e abbiamo intravisto già dall'alto queste zone di palmeti verdi che si contrappongono al colore ocra del deserto roccioso. Iniziamo, siamo accolti dalla nostra autovettura 4x4 entriamo subito nella valle di Ziz, penetrando la duna, penetrando l'oasi, per approdare poi a una zona panoramica dove ci aspetta un dromedario e un venditore di datteri che subito ci ha fatto assaggiare questa delizia. Tra l'altro novembre è proprio il periodo di raccolta dei datteri e tanti agricoltori li portano al mercato con le loro cassette per venderli. La valle è magnifica e tra l'altro molto grande, si estende per un lungo tratto nella zona desertica. Continuiamo e raggiungiamo un mercato, il mercato di Rissani. Questo mercato è veramente particolare perché è frequentato sì da qualche turista, ma risale da tempi antichi, perché era il punto di incontro delle carovane che partivano da Timbuktu fino a Marrakesh e portavano l'oro e gli schiavi in cambio del sale. Questi gli agricoltori, i contadini, come lo raggiungono? Con gli asini. E quindi hanno creato un vero parcheggio degli asini dove vengono accuditi mentre loro vendono i loro prodotti, prodotti di tutti i tipi, dai vestiti, dalla frutta, dalla verdura, ma trovate anche tantissimi artigiani che forniscono i loro servizi, dal maniscalco, dai suppellettili, l'arrotino, tutto quello che ha bisogno quest'area lo trovate qui. Ovviamente, come vedete, non è assolutamente turistico e autentico, e c'è proprio un'immersione totale in questa atmosfera di incontro con la popolazione gentile e calorosa che 3 volte a settimana si raccoglie in questo mercato. Si è avvolti totalmente dall'atmosfera, in totale sicurezza, e con i prodotti artigianali e soprattutto tantissimi datteri, buonissimi, dolcissimi, e ce ne sono anche di varie specie. Ovviamente non mancano le spezie e tanti vestiti, carne, ci sono dei banchi di carne, eccetera, eccetera. È ora di pranzo e andiamo in un ristorante tradizionale che nella località di Erfurt. Abbiamo il nostro primo approccio con un pranzo di cibi tradizionali, ma riusciamo a mangiare anche una pizza. Ma ora raggiungiamo il nostro primo albergo e da qui abbiamo già capito quale sarà il nostro viaggio nei prossimi giorni.
Il Chalukya Madid è una kashba, riproduce una kashma fortificata dove non solo siamo accolti dalle musiche locali, ma c'è un'atmosfera veramente da mille e una notte, tappeti profumati, dettagli tutti creati dall'artigianato locale e, che mischiano questi stili, per esempio vedete questa lounge dove abbiamo dei prodotti artigianali, ma addirittura un soffitto con le porte berbere. Non so, a rappresentare anche quella che continua a essere una produzione locale che rappresenta la tradizione del sud del Marocco. Quindi avvolti in questa atmosfera e raggiungiamo le nostre camere meravigliose, un bagno spettacolare con uno stile arabeggiante ma non carico. E pomeriggio, prima di salutare il sole che tramonta, iniziamo la nostra avventura con un assaggio graduale del deserto, perché questo viaggio ci porterà a immergerci totalmente nell'atmosfera, ma subito dall'albergo ci rendiamo conto che siamo circondati dalle dune. E qual è uno dei modi migliori per affrontare le dune? Una bella gita in quad. Antonella, Alessandra, Luca e Riccardo, pronti per partire. La guida mitica, ci mostra intanto subito le foto dei personaggi famosi che ha condotto, che ha sul telefonino, che ha condotto in questa tra le dune. Per esempio, qui c'è stato Thor, Daniel Craig, quando ha girato Spectre, Penelope Cruz, Nicole Kidman e così tanti altri. Noi lo seguiamo e iniziamo gradualmente a seguire questo ritmo, ci allontaniamo da questo mondo reale e affrontiamo le prime dune, che è molto semplice, si guida con facilità ed è veramente molto divertente, ma soprattutto ci allontana dal resto del mondo e ci immergiamo nel deserto. La sera torniamo al nostro albergo, come vedete a questa costruzione fortificata, ci alletiamo della musica intorno alla piscina. Andiamo a fare un hammam, c'è un centro benessere, quindi con una piscina anche coperta, quindi anche d'inverno si può godere di questa atmosfera da mille e una notte, e poi saliamo sul tetto e ammiriamo il cielo stellato, la nostra piscina. Allora, adesso la mattina affrontiamo l'itinerario, partiamo appunto da Erfud e proseguiamo iniziando il percorso non usuale che abitualmente si percorre con i pullman, che si raggiunge quindi da Ouarzazate a Merzouga, sono circa 40 minuti di macchina, ma noi penetriamo il deserto e lo facciamo entrando nella pista, percorriamo la pista della Parigi-Dakar, ex Parigi-Dakar, dove tra l'altro tuttora molti sportivi, molti automobilisti appassionati di 4x4 e prendono come punto di riferimento il Chalukya Madid per guidare con le 4x4 e con le moto in questo territorio. Un approccio graduale, prima un deserto di roccia, poi affronteremo le grandi dune per arrivare poi al deserto di Arcembi, dove è evidenziato nella mappa la zona arancio, ci sono le grandi dune. Un prodotto esclusivo che noi organizziamo solo con le 4x4, autisti esperti per un'intera giornata, e poi vedrete con altre sorprese, gli autisti sono esperti perché sanno guidare nel deserto e sanno affrontare le dune in totale sicurezza. Ci affianchiamo, ci agganciamo insomma ad un gruppo di altre macchine, ad un bel simpatico gruppo di spagnoli. In albergo ci danno dei turbanti, anzi ce li mettono, ci avvolgono per entrare anche, no, nell'atmosfera, e iniziamo il percorso andando a vedere anche un pozzo e capire come le popolazioni locali che vivono effettivamente nel totale isolamento raccolgono anche l'acqua. Riccardo col suo bel turbante. Le vedute sono magnifiche. Siamo in un deserto piatto, vedete un pezzo della Parigi-Dakar,
l'immensità, l'immensità di questi luoghi isolati, però che danno molte emozioni. Lo 360 milioni di anni fa, in questa zona c'era il mare e adesso si possono trovare i fossili che abbiamo raccolto anche liberamente. La foto a destra mostra un pezzo di pietra che abbiamo raccolto e vedete, ci sono dei fossili intrappolati nella pietra. Gli artigiani locali ne creano dei posaceneri, insomma, degli oggetti, ma addirittura avremo poi in seguito, lo vedrete, un bagno fatto di uno degli alberghi completamente con i lavabili fossili. Durante il percorso, e questa è un'altra grande emozione, incontriamo una tenda berbera, una popolazione nomade che vive qui, isolati completamente. Sono non una popolazione, una famiglia. C'è Mustafa, il bambino meraviglioso, le sorelle. Le popolazioni berbere hanno dell'abbigliamento colorato, ricamato, a differenza delle altre popolazioni arabe, e anche con una comunicazione che non c'è, ci accolgono con il rito del tè, e il tè è una tradizione in tutto il Marocco, soprattutto sul Marocco. Vedete Mustapha, meraviglioso bambino dolcissimo, e la madre prepara il tè. Il tè viene fatto, le foglie di tè vengono fatte bollire in una teiera e poi viene aggiunta la menta. Ed è un rito di accoglienza molto calorosa. Questa popolazione, questa famiglia non ha nulla da dare, però ci accoglie veramente con affetto e ci comunica tanto, anche la loro capacità di vivere nel deserto così isolati. Lungo il percorso incontriamo anche delle persone che spuntano così dal nulla, ma che in qualche modo o vendono degli oggettini oppure vanno a raccogliere l'approvvigionamento con la macchina. Continuiamo nell'immensità del deserto, continuiamo sulla nostra pista con le nostre macchine e raggiungiamo un altro punto molto suggestivo, l'oasi di Disternine. E qui in quest'oasi sono stati girati molti film, tra cui La Mummia, Il Sahara che avete visto, e qui in esclusiva c'è un'accoglienza non solo per l'atmosfera, ci sentiamo veramente come nei film, raggiungiamo l'oasi di dove ci salviamo, dove c'è l'acqua e soprattutto c'è anche un ristorante. A sorpresa hanno allestito questo ristorante con un buffet, devo dire, molto gradevole e ricco e pranziamo dentro il palmetto, ci rilassiamo. Pronti per la prossima avventura. E qual è la prossima avventura? Ci addentriamo sempre di più dal deserto roccioso al deserto delle dune. Le prime dune grandi abbiamo fatto, siamo dall'altra parte del deserto. Vedete le impronte delle macchine? Noi andiamo piano piano, ma è molto divertente, ma è molto suggestivo. Soprattutto all'infinito ci sono solo le dune modellate dal vento, dai colori cambiano a seconda delle ombre. E iniziamo a salire sulla nostra prima duna. Molto bello, la sabbia scivola sotto i nostri piedi, ovviamente ci tagliamo le scarpe perché abbiamo messo i nostri piedi nel deserto del Sahara. Erceppi. Le nostre macchine, gli autisti ci aspettano e noi ci divertiamo sulle dune. Con le foto, il nostro gruppo di spagnoli, Luca sulla destra che sta contemplando l'infinito. Queste sono le macchine, sono macchine 4x4, quindi in totale sicurezza. I nostri tour si fanno su base privata, quindi uno, due, tre o quattro passeggeri per macchina. Il tour è sempre su base privata, ma quando si va nel deserto ci si abbina a altre macchine. Proprio perché non solo è divertente, ma anche perché per motivi di sicurezza le macchine ci possono aiutare qualora si rimanesse. Rimanesse ovviamente in difficoltà.
Questo ovviamente con l'autobus, con i tour di gruppo che sono bellissimi, ma non si può fare. È un prodotto completamente diverso. Sono giornate, questo, siamo appena a metà della nostra giornata speciale. Un'esperienza immersiva nei colori del deserto e con poche persone. Assaporiamo veramente in questo modo quella che è l'essenza del Sahara. Lasciamo le macchine. Percorriamo ancora un po' di strada e l'avventura continua. Vogliamo penetrare ancora di più tra le dune più alte? Scegliamo i nostri dromedari. Il cameriere ci collega i dromedari l'uno con l'altro a piccoli gruppetti e ci porta tra le dune rosse. Questa foto mi piace perché siamo noi camminavamo e la nostra l'ombra dei dromedari e di noi stessi, ci seguiva nel deserto. All'infinito nulla, andiamo verso il tramonto, e veramente il silenzio ci avvolge. Questo, anche quando si va con i tour, si fa un pezzettino, insomma, 20 minuti, mezz'ora di dromedario dalle dune di Merzouka. È una bella esperienza. Ma questa è completamente diverso. Siamo solo noi, il nostro gruppo, e nulla, il silenzio, il vento che si insinua dalla sabbia, che continuamente sposta le dune, e tra l'altro genera anche colori e ombre diverse. Il capo carovana ovviamente conosce la strada, noi siamo semplicemente circondati dal deserto, dalla sabbia. Dopo tanti tentativi, io e Alessandra siamo riusciti anche a saltare sulla cresta della duna con grande, insomma, impegno. Siamo riusciti anche a realizzare questa foto un po' sfocata, ma ve la volevo mostrare. Il tramonto ci sta accogliendo. Ci sono, vedete, altri da parte del gruppo. Con i cammelli, tra l'altro il nostro capo carovana si diverte a farci le foto. Poi un'altra duna. Lasciamo i dromedari all'inizio della duna, saliamo e troviamo un aperitivo che ci offre questo aperitivo analcolico con le arachidi, che mangerete tantissime, buonissime. E prendiamo l'aperitivo al tramonto, ci rilassiamo e contempliamo il tramonto. Beh, è quasi buio, siamo veramente felici, abbiamo un senso di libertà. Tant'è che io riesco a toccare la luna. Ma dove ci porterà adesso il capo carovana? È buio, siamo nel deserto, intorno non c'è nulla. Scendiamo dal dromedario e come per incanto. La musica e i tamburi ci accoglie con la luce a lume di candela e arriviamo in un campo effettivamente isolato, di lusso, bellissimo, dove ci accolgono delle tende enormi, fantastiche. Considerate che tutto questo viene creato nel deserto, un campo privato che voi potrete avere durante i nostri tour esclusivi. Questo è il nostro letto. Il bagno, c'è una doccia, un lavabo e c'è addirittura il phon. Quindi grande comfort, ma ci rendiamo conto di essere isolati. Alle donne regalano un abito rosa, in modo di sentirci tutti parte della stessa esperienza. Mangiamo dei prodotti tipici che vengono portati con la musica, eccetera. E agli uomini vengono dati degli abiti invece blu. Siamo tutti felici, sappiamo di essere parte di un tour esclusivo. Questo campo si può avere solo su un gruppo privato che Carisma organizza. Organizza sia su richiesta e anche durante le nostre partenze esclusive. L'alba ci accoglie. È una grande sorpresa, avevamo raggiunto il campo di notte e la mattina questa sorpresa, il sole che esce dalla duna, la illumina piano piano la colora di rosa e noi ritorniamo sullo stesso tappeto dove la notte ci eravamo stesi al buio per
dopo aver sentito un po' di musica intorno al fuoco, si spengono le luci e abbiamo ammirato un cielo stellato, milioni di stelle e anche le stelle cadenti. È stato bellissimo, sdraiati sul tappeto nel deserto. La mattina questo spettacolo, ammiriamo l'alba e poi facciamo colazione. Il campo di giorno si presenta con queste belle grandi tende, sempre con i tappeti profumati. Il profumo aleggia, il profumo degli incensi che loro sprigionano sia negli alberghi, è una delle cose che mi ha colpito tantissimo, oltre a questo fascino di stare in un posto così remoto. Ma il comfort però non manca. L'alba, colazione intorno al fuoco e poi via, lasciamo il campo e proseguiamo con la nostra macchina. Altre dune, stiamo girando intorno alle grandi dune e raggiungiamo dall'altra parte la località di Merzouga. Questo Ercedi è lungo 25 km e largo 6. Quindi noi adesso siamo nella parte centrale, raggiungiamo la località di Merzouga dove si affacciano le dune. E ci divertiamo tantissimo. Loro sono molto esperti, si va molto piano, siamo in totale sicurezza, però è molto divertente affrontare la duna, anche perché la duna cambia. Loro sembrano conoscere questi itinerari che a noi sembrano impossibili, sembrano tutti uguali, anche perché il vento cambia effettivamente la conformazione delle dune. Loro arrivano sulla duna, si fermano un secondo, guardano che cosa c'è sotto, quanto è alto e scendono. Divertentissimo. E ritorniamo su una pista. Abbiamo abbandonato le dune grandi e ritorniamo sulla nostra pista. Attraversiamo un villaggio rurale dove troviamo altri fossili. Compriamo ovviamente posaceneri, oggettini, che poi ce li ricordiamo a casa, ci ricordiamo questi momenti. Raggiungiamo un altro albergo molto suggestivo, Kashfa Hotel Tombouctou. Questo albergo è proprio, si affaccia sulle dune, è proprio nel deserto. Ha un'architettura molto particolare e qui ci rilassiamo in piscina, ci godiamo un bellissimo hammam, un massaggio. Le camere sono molto confortevoli. Da quella finestra, dietro la tenda, aprite la tenda e ci sono le dune. Quindi totalmente immersi in questa atmosfera. Ed è quel lavabo di cui vi dicevo prima. Qui si vedono bene i fossili perché loro prendono la pietra, la lucidano e creano anche tanti oggetti di quel lavabo. Quindi abbiamo un bagno che è molto caratteristico e ci ricorda anche l'appartenenza a questo territorio che risale a 360 milioni di anni fa. L'albergo ha dei dettagli come il Kashfa Mahadid particolari, a destra è la spa con l'hammam e soprattutto la vista, la sera siamo stati sotto quella tenda a mirare le stelle, anche qui non ci sono luci, quindi solo dromedari e deserto, aperitivo con i tavolini. Con questa vista pazzesca. Dalla mappa, vedete, noi abbiamo fatto questo giro qui, Ercebi, abbiamo dormito nel campo tendato e adesso raggiungiamo Merzouga. Ma non Merzouga città, c'è una piccola cittadina, insomma, animata dai venditori, eccetera. Noi siamo sempre isolati nel deserto, in questo albergo meraviglioso. Però andiamo anche, non ci possiamo perdere un altro tramonto. Andiamo proprio a Merzouga dove ci sono due campi tendati non, che vengono venduti anche nel tour tradizionale, non il campo di lusso tendato esclusivo che abbiamo avuto nel deserto, ma sono sempre sulle dune. Qui arriviamo, c'è il fuoco, la musica, mangiamo prendiamo l'aperitivo sempre con le arachidi buonissime e poi la sera, man mano il tramonto prende il sopravvento, saliamo sulle dune a rivedere il tramonto a piedi, si può raggiungere benissimo a piedi, oppure se volete di nuovo si può prendere il dromedario. La notte si accende con le stelle e il fuoco. E
Io do un ultimo saluto a una delle macchine sportive al buggy che alcuni clienti percorrono, come vi ho detto, scelgono, vengono con le proprie macchine anche dalla Spagna, addirittura dall'Italia a fare queste esperienze di rally, eccetera, e proseguiamo verso Gulam Endalès, lasciando il deserto. Ma siamo sempre in un deserto roccioso dove l'oasi è sempre protagonista. E passeremo quindi per Tingir, è una piccola e prospera città che ci offre la possibilità di seguire la strada lungo la valle di Todra. Ci sono dei venditori ambulanti che colorano comunque questo paesaggio, diciamo di ocra, il color ocra è in contrasto con il verde dell'oasi. Il cielo spettacolare, stiamo salendo un po' in altitudine e raggiungiamo la valle di Todra. La percorriamo a piedi e poi riprendiamo le nostre macchine. C'è un po' di acqua, è un paesaggio molto suggestivo. L'oasi di Tingir. In tutto il sud tutte le case sono color ocra. Non ci sono costruzioni che modificano il paesaggio. È tutto molto armonioso. Raggiungiamo l'hotel Chalukah d'Adès. 1600 metri di altitudine, l'accoglienza è sempre molto calorosa. Questo albergo è molto particolare, diciamo che il denominatore comune è sempre dato da dettagli di arredamento, di architettura particolari, tanti oggetti che ci allontanano dalla nostra realtà e ci danno questa esperienza immersiva proprio al sud. Qui una piscina panoramica, la valle sotto, un buffet meraviglioso, sia per la colazione che per la cena. I dolci poi non ne parliamo, ce ne sono di tantissimi tipi, oltre a prodotti tipici della cucina marocchina, ma anche una cucina tradizionale per chi magari non volesse mangiare sempre il cibo tradizionale e non è neanche molto speziato, cioè a noi è piaciuto molto. Ci rilassiamo, in fondo si vede la valle, e alcuni piatti tipici presentati in maniera molto coreografica, la valle sotto di noi. E adesso l'andiamo ad affrontare. Riprendiamo la nostra 4x4 e andiamo verso d'Adès. Siamo sopra l'altopiano, sempre più o meno a 1500 metri, e incontriamo questo signore che vive con la moglie e un figlio. Lui vive lì. Dove direte voi? È lì, lì. Se, sono delle grotte, delle piccole, non sono neanche delle grotte, delle rincanze della roccia, hanno le capre e loro vivono lì, sono felici. Ci fa molto riflettere come la sopravvivenza in un posto che apparentemente è così arido, in realtà è alimentato dall'acqua, dalle orse, dai gatteri, le capre, e loro vivono lì felici, lontani sicuramente da ogni stress. I colori sono magnifici e raggiungiamo le gole di Dadès. Le gole di Dadès sono simili a quelle di Todra, però c'è molto, molto meno affluenza di turisti, perché si raggiungono da Gulam Endalès. Ci divertiamo con i nostri simpatici amici spagnoli e poi questa strada che l'avrete vista sicuramente, questa strada Torranti bellissima che abbiamo percorso ovviamente sempre con le nostre 4x4. Qui la vista da un ristorante, da un punto panoramico in realtà, un punto di ristoro. Ma non finisce qui. Lo sapete che in Marocco c'è una grande produzione di rose e quindi l'acqua di rose che le nostre nonne hanno sempre usato per lavarsi il viso, no? Ci si lava il viso solo con l'acqua di rose. Beh, vengono prodotte qui. E noi visitiamo un laboratorio, raccolgono le rose, le mettono in un forno e poi producono i prodotti naturali, creme, acqua, oli, eccetera, eccetera. Il profumo aleggia ovunque. Percorriamo la Valle delle Rose, quelle qui messe a lessiccare, e proseguiamo il nostro itinerario verso Marrakech. Ma è una strada a tornanti, bellissima, siamo sulla
Atlante e raggiungiamo la famosa città di Ouarzazate. Ouarzazate si è resa famosa anche perché qui c'è una grande produzione cinematografica, dove in tutta quest'area, tra l'altro, sono stati girati, ci sono proprio i set cinematografici dove hanno girato film famosi come Lawrence d'Arabia, Il Tenente Deserto, Kundun di Scorsese, Il Gladiatore, che sicuramente avete visto tutti, alcune scene di Star Wars, La Mummia, Saria con George Clooney e così via, Cleopatra e ultimamente anche alcune scene del Trono di Spade. Qui c'è questa grande produzione cinematografica e ci sono gli studi. Ci facciamo un giro davanti agli studi e poi andiamo a visitare la Kasbah di Tauride. Qui si ha, con una guida esperta, ci spiega come viveva una volta, avevano quattro mogli e diciamo, le aiutanti, le concubine. Queste sale bellissime dove le donne si affacciavano, si riunivano, la sala della donna preferita e così via. Bellissimi palazzi, insomma, ben conservati. Ma l'highlight della giornata è Ait Ben Haddou. Questo set anche di un famoso film della Gioiello del Nilo, così, della la valle, sì, Gioiello del Nilo, un film con Kathleen Turner e Michael Douglas, che avrete visto sicuramente, è un gioiello patrimonio dell'UNESCO. È una Kasbah abbandonata, però vissuta da venditori, che si affaccia su questo fiume. È un fiume secco, ogni tanto arriva l'acqua e poi si risecca. È veramente spettacolare. Noi saliamo tra le viuzze, dove ovviamente è il paradiso dello shopping di oggetti artigianali, sciarpe, un po' di tutto. E saliamo verso la cima. Qui la vista è spettacolare, si vede l'oasi, si vede la parte del deserto di roccia dall'altra parte, ci sentiamo veramente avvolti nel questo silenzio e vedete il fiume? Poi lo percorriamo, vedete anche come sono costruite le case, no? Tutte fatte di fango, c'è tutto un procedimento con il fango che viene pressato. Andiamo al ristorante e lasciamo Ait Ben Haddou. Raggiungiamo Marrakech, la famosa piazza, e questa è la Koutbia, e salutiamo con questa immagine che ci appartiene con il. Bene, ringraziamo Antonella che ci ha trasmesso delle emozioni molto forti ricordando questo viaggio che abbiamo fatto, molto spettacolare. Credo che avervi fatto vedere delle immagini con il racconto è qualcosa di molto più suggestivo che magari farlo vedere su una cartina geografica o su un foglio, un tour, un programma, che però inesorabilmente adesso andiamo a sfogliare per capire chiaramente questi programmi poi nella realtà dove sono pubblicati. Allora, chiaramente chiunque avesse voglia anche di tornare con ulteriori spiegazioni, ci voglia chiedere maggiori informazioni, può chiamare tranquillamente e chiedere di me che sono Luca per avere spiegazioni più dettagliate. Questo webinar anche sarà poi presente, qui vedete nell'home page, nella sezione Roadshow Webinar, basta cliccare. Dove ci sono tutti quelli fino adesso effettuati, troverete anche questo del Marocco. Allora, torniamo sulla home page e andiamo a vedere, come dicevo, la destinazione Marocco. Dove si trovano questi tour? Semplici. Arrivate dentro il Marocco, voi troverete qua un menu che riguarda la destinazione. Cliccando su Tour si appare un menu che noi abbiamo diviso in partenze dall'Italia speciali, vedete qui ci sono le partenze città imperiali già per Pasqua e Ponte di Primavera con i nostri voli. Questi sono tour esclusivi Carisma, soltanto gruppi Carisma. Poi abbiamo le partenze divise da Marrakech, da Casablanca, il sud del deserto e anche le escursioni nell'eventualità si volesse raggiungere nelle località principali. Allora, se andiamo a vedere sud del deserto, troviamo questi tour che, come ha detto Antonella, non si possono raggiungere
nella maniera più assoluta con i pullman, ma possono essere fatti esclusivamente con l'esperienza 4x4 e con degli hobbyisti esperti, per cui un'organizzazione completamente diversa da quella comune. In questo reparto voi trovate, e così vi faccio subito l'esempio, quello che è per esempio il Desert Experience Top Deluxe Adventure Tour. Come vedete, parte da Fez e arriva a Marrakech, perché i punti di arrivo sono diversi. Noi siamo arrivati a Rashidiya, si può arrivare là, ma poi quando faremo i programmi tailor-made qui si può partire sia da Fez che da Rashidiya e terminare a Marrakech. Questo diciamo che è il tour più venduto ed è l'esperienza anche che abbiamo fatto noi, perché è la più completa. Aprendo questo programma avrete il giorni per giorni dettagliato tutto quello che vi abbiamo detto e una piccola mappa che vi può far capire o da Fez o eventualmente da Rashidiya, il prezzo è lo stesso, cambia soltanto il punto d'arrivo, quello che è poi l'esperienza qui nel deserto, per cui Air Food che avete visto dove abbiamo fatto il quad il pomeriggio per fare una piccola antipasto nel deserto, poi si va nel deserto a Bercelli, avete visto la pista della Parigi, Dakar, la parte del più rocciosa, l'oasi di Saint-Denis dove facciamo il pranzo e si arriva poi nelle tende berbere. Sulle tende volevo specificare queste due cose, come ha detto Antonella, abbiamo i tour privati o con un minimo di persone si può aprire un campo privato come abbiamo fatto noi, ne bastano 10-12, chiaramente il prezzo più è elevato, il numero di persone è più basso il prezzo, oppure questo tour può terminare tranquillamente in quello che è l'oasi, cioè si fa comunque tutta l'oasi, la grande duna, solo che invece di terminare in un campo privato, termina alla Belle Étoile che è a Merzouga, per cui non cambia assolutamente niente, cambia soltanto eventualmente il tour quando finisce. Il giorno dopo si fa Rifsani, Boumal Dadès, come avete visto, finché non si arriva via Ouarzazate, ai Benadou e si arriva a Marrakech. Il tour che abbiamo visto adesso, esattamente lo stesso. Qui addirittura ci sono i link che potete rivedere collegati per rivedere quelli che sono gli alloggi particolari che abbiamo scelto e qui ci sono i prezzi su base di due persone, di tre persone, di quattro persone. Chiaramente le partenze sono giornaliere perché è tutto tailor-made, non c'è niente di organizzato se non i nostri tour. E questo qua è il Desert Experience. Ritorniamo sul menu, sul deserto. Avete anche l'escape to the desert. Guardate il prezzo come cambia. L'escape to the desert invece non è con le 4x4, è esclusivamente un viaggio in pullman che parte da Marrakech e torna a Marrakech, è quello più tradizionale. Kashba, si fa la Kashba di Toulon. L'Aibenandou, Ouarzazate, Zagora in questo caso col campo tendato lì a Zagora e Marrakech si ritorna. È un tour che fa esclusivamente il sud, ma sicuramente molto più economico perché si parte che lasciamo stare una categoria budget, comunque da 390 a 400 euro per tutto il tour in mezza pensione, lì si parte da 890 per due persone, si arriva sì a 630, ma per un minimo di quattro persone, anche lì però in pensione completa. E questo è l'altro tour, qui però dovete capire la differenza che c'è tra i due. Poi abbiamo qui Magia del Deserto, come vedete Top Deluxe Adventure Tour, quelli che sono chiamati Top Deluxe Adventure Tour sono questi qua che noi abbiamo spiegato oggi, e cioè che fanno la parte diciamo solo 4x4 del deserto, e avete anche attraverso il deserto, questo diciamo forse è pure troppo, nel senso questo qua parte da Rashidiya, arriva a Ouarzazate, e questo qua è, o viceversa da Ouarzazate a Rashidiya, si può fare in entrambi le direzioni anche gli altri, perché essendo privati si può partire da uno o dall'altro, questi chiaramente sono tour che hanno 8 giorni perché c'è un approfondimento nei posti, non si sta, si fa più con più relax, ci si gode di più quei piccoli particolari come avete visto che abbiamo fatto il quad del tramonto poi, ci siamo goduti anche l'albergo a Madrid, Air Food, la Sciarrucca Madrid, con la piscina si possa avere tempo per fare un po' di spa, il Laman,
e il mercatino uno ci va con calma e si torna, vedete, con più tempo. Questi chiaramente, avendo più giorni, si parte da 1.305 euro. Sono tutti prezzi senza volo. Vi ricordo, se dovete fare le domande, poi usate la parte della chat, in modo che noi le leggiamo. Allora, e questo qua, ritorniamo indietro di nuovo e andiamo a vedere sempre nel sud è deserto, come vedete, abbiamo anche un prodotto che è Magia del Deserto. Questo pure parte da Ouarzazate e arriva a Rashidia. Perché Rashidia? Perché chiaramente da qui c'è il volo della Royal Al Maroc che poi porta su Casablanca. Non è collegata con Marrakesh, ma è collegata alcuni giorni con Fez. Adesso andiamo a vedere come completare questi tour, perché questa è solo la parte del deserto. I tour che vi abbiamo fatto vedere chiaramente sono esclusi voli. A che cosa si possono combinare? Allora, vista la caratteristica del tour, che comunque è un tour top level o comunque di ottime categorie, quello che noi abbiamo inserito con partenze da Casablanca, quello che vedete qua, le città imperiali dell'Axe privato. Questo qua è un tour che poi si può abbinare, vedete, parte da Casablanca, fa le città imperiali, per cui Rabat, Meknès e Fez, con autista e con guida in italiano. Sono 4 giorni e termina Fez. Da Fez si può abbinare il Desert Experience che termina a Marrakesh, si può ripartire da Marrakesh. Allora, questo intanto in base privata, come vedete, con il Riyadh si può fare a 514 euro, oppure su base di 2 persone 722 euro, che chiaramente se adesso occhio e croce andiamo a abbinare gli altri su 2 persone, già stiamo a 800 per l'altro, come vedete già stiamo a 1.500 euro. Però se sono 4 persone o 6 persone, perché avete un gruppo di amici, la quota è addirittura un terzo, per cui si parte con circa 700 euro a persona, basta che sono 4 e fanno un'esperienza fantastica, per cui anche a chi può essere consigliato. La stessa cosa abbiamo detto, se terminate a Marrakech e volete estendere il soggiorno a Marrakech senza ripartire subito, potete utilizzare il Marrakech de Charm, che è il prolungamento del soggiorno di 4 giorni o di 3 giorni, quello che volete, poi intanto è tutto tailor-made, si va a quotare di volta in volta, con tutte le escursioni facoltative che sono indicate qua, e anche questo qua. Questo è molto più economico perché se andiamo a prendere c'è il Riu Tikita Palmeré che è in all inclusive ma è decentrato, è nella periferia di Marrakech a 286 euro. Per poi passare all'Opera Plaza o la Transmedina, che sono alberghi centralissimi vicino alla stazione di Marrakech dove c'è tutta la zona con i ristoranti, si può fumare, c'è il McDonald's, per cui c'è il bellissimo ristorante Mamma Mia italiano. Qui si sta veramente, ecco, cioè, di fronte all'Opera House, per cui 221 euro per persona in doppia, oppure se si può fare l'esperienza, noi abbiamo segnato Riyadh perché è gestito da italiani, ma e si può anche lì fare un'esperienza molto bella, sono tutte selezionate chiaramente queste destinazioni. Per cui questo è quello che noi vi consigliamo. Ricapitoliamo, se uno vuole arrivare a Casablanca può fare o un tour privato, che è questo qua, la città imperiale dell'Axe, poi aggiunge il Desert Experience e poi a Marrakesh, se vuole, aggiunge il Marrakesh de Sharm. Detto ciò, possiamo dire chiaramente che la cosa migliore, quello che volevamo poi noi farvi presente con tutta quello che abbiamo detto, tutto sommato. Aspettate, vi volevo intanto mandare, ecco, vi mando pure questo video, intanto che vi racconto le ultime cose, che è un video che ha raccolto Alessandra e che fa riassume tutto quello che è stato detto fino adesso da Antonella, il nostro viaggio nel deserto. Intanto vi vorrei sottolineare un paio di aspetti. Il Marocco è un paese che ha tantissime opportunità. Chiaramente quasi tutti vanno o
ormai su quello che è l'aspetto classico, cioè del città imperiale classico, mentre quello che abbiamo voluto far vedere oggi noi è che anche la parte del Marocco forse è quella che lascia tutto sommato quello, il cuore un po' più appesantito al momento della partenza, perché si fa un'esperienza completamente immersa nel deserto, di questi spazi immensi, con queste atmosfere che scatenano anche quello che dentro di noi forse non si è mai conosciuto, perché si vive in posti dove il cemento ci soffoca dalla mattina alla sera, per cui è un'esperienza di vita che non ha valore per quanto riguarda invece il discorso che neanche ci si aspetta, per cui quello che si vende, voi lo sapete, è un sogno, tutto sommato. Non è che quando uno torna, noi vendiamo lavatrici, non sono stato bene, ti do la lavatrice e me ne riprendo i soldi. No, qui noi dobbiamo avere nei nostri clienti questa, la capacità, e attraverso la vostra partecipazione a questo webinar, credo che dimostra la vostra professionalità e poter poi raccontare anche queste nuove aspetti per visitare un paese. È un suggerimento, qualcuno che vuol fare qualcosa fuori dalla massa, che vuol vedere veramente qualcosa di diverso e si può affidare anche a persone che, come vedete, lo provano prima, lo vanno a vedere, scelgono quello che per gli italiani può essere più o meno idoneo, ve lo raccontano e poi ve lo presentano nel viaggio. Ripetiamo, fare il tour operator oggi non è mettere insieme dei viaggi, ma è fare per primi queste esperienze. E quello che noi contiamo di fare è anche essere a vostra disposizione, perché possiate chiamare, chiedere informazioni, chiedere consigli, approfondire questo aspetto, perché è tutto legato poi alla vendita, quando il cliente sente che noi siamo veramente formati e abbiamo la sicurezza che quello che vendiamo, si può vendere pure a 1.500-1.600 euro in Marocco, ma sappiamo che il cliente quando torna non altro ringraziare. Queste immagini raccontano quello che attraverso abbiamo messo questi filmati che prima nella presentazione non è stato possibile. Vedete, la sera, per esempio, ci sono queste musiche, mentre viene servita anche, c'è quasi uno spettacolo che segue la cena, con queste pietanze elaborate in maniera particolare. Questo è quel campo tendato privato di cui avevamo detto, e qui vi assicuro un'esperienza incredibile. Se avete un gruppetto che volete far fare questa esperienza, immaginate da soli nel deserto. Ma guardate che è una sensazione spettacolare, perché poi dopo l'aperitivo si scende giù di notte, non ci si rende conto finché la mattina non ci si sveglia, circondati da questi colori che riflettono sulle dune cambiando improvvisamente. I mezzi affidabili con gli autisti altamente professionali e tutti i comfort comunque di alberghi, perché nel campo blindato si fa solo una notte, che rendono ancora questo viaggio non solo confortevole, ma anche da proporre a delle persone occidentali, perché poi chiaramente, ve lo dico francamente, la notte in tenda fa freddo, non ci sono riscaldamenti, freddo, voglio dire, è chiaro, non è che abbiamo una temperatura molto calda, però basta portarsi una tuta e si dorme tranquillamente, ma sono esperienze, poi alla fine cosa si ricorda? Quello, ah, il fuoco, la tenda, il nulla. Pensate, noi qui vedono 3.000 cose che si ricordano il nulla del deserto. Cioè che è un'esperienza che probabilmente scava attraverso l'anima e lascia un imprinting incredibile. Questo è spettacolare, questa esperienza, no? Che non si può raccontare diversamente, perché poi noi qui ormai con la globalizzazione abbiamo tutto, ma lì la globalizzazione nell'altopiano atlantico non è arrivata. Per cui vedere queste cose è veramente unico e spettacolare e credo che noi abbiamo il dovere come agenti di viaggio di raccontarli e di proporli. Bene, allora, attraverso queste immagini io vi voglio salutare e lascio sfumare questo filmato e vediamo se c'è qualche domanda. Io però devo andare qui, vediamo un attimino. Allora. Sì, ah, perfetto. Queste domande così posso rispondere in privato. Perfetto. Allora, vi ringraziamo a tutti di nuovo e vi auguriamo un buon anno, anche perché siamo all'inizio comunque, e tanti auguri a tutti quanti.